Il governo sta proponendo in vari ambiti, incluso l'agricoltura e l'alimentazione. Questa si propone di essere la più grande opera pubblica nel continente europeo e aggiungo la più grande opera pubblica green del continente europeo dell'inizio di questo secolo. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 di marzo, quindi in tempi record, in 5 mesi di governo abbiamo riattivato quello che è un sogno di milioni di italiani, da decenni, anzi da secoli, perché del ponte ci sono citazioni storiche di secoli e secoli addietro. Questo che ci proponiamo di cantierare nell'estate prossima, ovvero sia l'avvio lavori dopo la legge istitutiva del 1971, quindi nell'estate del 2024, sarà, una volta realizzato, il ponte a campata unica più lungo al mondo. È previsto dai corridoi strategici europei, anzi l'Unione Europea ce ne chiederebbe il completamento entro il 2030, quindi è assolutamente non solo compatibile ma richiesto da quelli che sono i piani della Commissione Europea. www.europea.blast.sito3italia.it per andare in treno da Trapani a... Non era necessario, ragione per la quale lei ha bloccato lo sbarco. Il ponte come manufatto costerà meno di un anno di reddito di cittadinanza, per dar l'idea aggiornata ad oggi delle dimensioni economiche. A differenza del reddito di cittadinanza, è qualcosa che rimane per tutto il tempo necessario. E ripeto, stiamo portando avanti degli studi che lo portano a essere, nonostante le critiche di qualche disinformato, la grande opera più green e più ecosostenibile ed ecocompatibile che l'Europa vedrà messa a terra nei prossimi anni.